Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Vedete il titolo della trasmissione, le cariatidi della sessuologia, ovviamente della sessuologia patriarcale. Di nuovo sono due amici che mi inviano delle informazioni e mi dicono di commentarle. Uno si chiama, nickname, si chiama Mas. Ve l'ho già detto, come la decima Mas, va bene? Mas, tutto attaccato, Mas Pix, con tre X finali, Mas Pix, tutto stampatello, che mi invia un video che è caricato sul canale del nickname Vita che nasce, Vita che nasce, Vita che nasce. E in tale video, che trovate sul canale del blogger, Vita che nasce, tutto attaccato, Vita che nasce, e questo è un video intitolato Eiaculazione precoce, intervista al professor Luca Loggero. È un video che è stato caricato il 24 febbraio 2010, dura poco meno di 4 minuti. Ma in questo video il professor Aldo Calogero parla dell'eiaculazione precoce. Dice che si può parlare di eiaculazione precoce se uno non arriva neanche a 2 minuti, cioè in pratica se la fa sotto subito riesce a trattenerla per massimo 2 minuti, però non dice una parolina sulle cause. Dice che presto arriverà dall'America, non so, una pomata. Non dice niente, dice, sulle cause. Beh, certo che un ragazzo poi quando vede questi video resta, come si suol dire, a bocca asciutta, perché non è che se voi andate a vedere il video e sul canale Vita che nasce, andate a vedere il video Eiaculazione precoce, intervista al professor Aldo Calogero, e non è che a un certo punto capite perché avete l'eiaculazione precoce, non lo capite. Va bene, mi dispiace evidenziarlo. Ma il professor Aldo Calogero, da tutta la sua altezza cattedratica, poteva dire 2 parole sulle cause, no? Sulla genesi dell'eiaculazione precoce. Ma che, niente, è giovane, resta a bocca asciutta. Poi c'è l'amico MR razionalista, mister razionalista, che mi manda un articolo dell'altra cariatide della sessuologia italiana, Alessandra Graziottin, articolo apparso su, mi pare che sia un blog, un blog che si chiama Fondazione Alessandra Graziottin. L'articolo è del 11 luglio 2012, di qualche giorno fa, e Alessandra Graziottin risponde ad una donna che gli chiede perché non gode. Perché non gode, e la cariatide patriarcale a Alessandra Graziottin non dice mica niente sulla clitoride. Non esiste la clitoride, e per la Graziottin esiste, sì, ma ho fatto già dei video sulla cariatide patriarcale e Alessandra Graziottin. Ma perché bisognerebbe dire Graziella? Grazie, Alessandra Graziottin. Ma Alessandra Graziottin, tu la conosci questa bella donna qua? La conosci? Questa bella donna qua ha pubblicato il rapporto sulla sessualità femminile da Galzanti, che ha venduto nel mondo 20 milioni di copie. Sherry Hyde, vedete, vedete che bella? Vedi che bella che è. E questa aveva una bella rubrica sull'inserto Io Donna, inserto del sabato, del Corriere della Sera. Questa non faceva altro che parlare di clitoride. Lei per anni e anni e anni ha parlato di clitoride. E faceva bene a parlare della clitoride. A un certo punto le cariatidi della sessuologia patriarcale l'hanno mandata via. Dice basta, basta, basta clitoride. E la notizia la trovate pure
E sul web, andate sul web e trovate questo, l'ultimo intervento di Cherry Hite su Io Donna del Corriere della Sera. Andate a vedere che c'è scritto. Non hanno voluto, pure Alessandra Graziantini, benché sia una donna, non la nomina mai la clitoride. Mica vi dice Alessandra Graziantini per quale motivo all'inizio del patriarcato e anche oggi in tante zone tribali tagliano la clitoride delle donne. Perché? Che ci sarà mai di così speciale la clitoride per essere tagliata? Si chiama clitoridectomia. E vabbè, allora bisogna dire sia a Aldo Calogero che a Alessandra Graziottin che loro devono leggere quest'opera storico-mitologica, La stirpe del serpente, catalogo Liberti, perché nell'introduzione è stato scritto che questo è un'opera. Eccolo qua. E ora per sociologi, psicologi, sessuologi, antropologi, storici del mondo antico, filosofi, politici, sacerdoti, pure sacerdoti, i sacerdoti fanno l'educazione matrimoniale, no? C'è un nuovo reperto archeologico che rivoluzionerà tutti i dibattiti su quello che noi chiamiamo amore e sul futuro dell'istituto matrimoniale. Eccolo qua, un libro che si deve far studiare a memoria ai sessuologi. Ai sessuologi, quindi anche al professor Aldo Carotenuto, alla professoressa Alessandra, a memoria, lo devono mandare giù a memoria. Cari, voi fate la vostra opera buona quotidiana, prendete questo video e mandatelo alla dottoressa, professoressa Alessandra Graziottin e al professor Aldo Calogero. Con tanti saluti da parte di Serafino Masoni e ci dica Alessandra Graziottin cosa ne dice? Cosa ne dice? E questa grande sessuologa americana, grande sessuologa americana Cheryl Hyde, il cui rapporto sulla sessualità femminile da Garzanti ha venduto nel mondo. E 20 milioni di copie. Ci dica perché è stata mandata via dal Corriere della Sera. Ci dica perché costei non fatto che parlare della clitoride, invece per Alessandra Graziottin la clitoride neanche esiste, proprio come diceva Sigmund Freud, altra grande criatide del patriarcato. Va bene, cari amici? Io ho compiuto il mio dovere, voi fate il vostro, capito? Prendete questo video, infiocchettatelo come si deve e mandatelo all'attenzione del professor Aldo Calogero e della professoressa Alessandra Graziottin e dite loro che devono impararsi a memoria questa opera storico-mitologica di Serafino Massoni. Vedete, Serafino, eccolo qua. Va bene? Ok, cari amici, grazie. Tutti voi e a tutti voi cari saluti da Serafino Massoni.